Noi abbiamo avuto appunto questi ragazzi hanno detto ci è toccato togliere la mascherina. Io vorrei ricordare ai ragazzi che ognuno ragiona con la propria testa e se loro avevano una mascherina addosso devono dimostrare agli altri che era necessità averla. Infatti, come è successo, non avendola si sono ritrovati ad essere chiaramente tutti positivi infettando le famiglie. Questo non riguarda soltanto Arezzo non è c'è successo nel Veneto dove i ragazzi tornati dalla Croazia hanno avuto la stessa cosa e alcuni romani che sono tornati da Malta, ma tutti questi tre casi sono casi di ragazzi che sono andati a passare le vacanze per divertirsi e per passare in maniera direi sbagliata chiaramente questo periodo. Dico perché i giovani ultimamente sono quelli a maggior rischio. L'età media, che era 65 anni quando ci siamo lasciati l'ultima volta che l'incontro che abbiamo fatto con voi, adesso è scesa a 40 anni. È una dimostrazione chiara che sono i giovani che stanno ad essere contagiati. È vero, sono giovani e la maggior parte di questi non hanno avuto bisogno di ricoveri, sono pauci sintomatici e quindi di conseguenza faranno il loro periodo di malattia a domicilio, a casa, isolati, va bene, e così ridurremo questo focolaio, lo controlleremo bene in tutta Italia. Ma il problema non sono i giovani, quindi, a cui io rivolgo non tanto un monito, ma un consiglio. Cari ragazzi, voi avete tante estate davanti, di periodi di divertimento ne avrete tantissimi. Superiamo tutti insieme questo momento. Vedete, questi ragazzi sono tornati da Corfù e hanno contagiato le famiglie. Io mi auguro che in queste famiglie non ci siano persone con comorbilità, perché contagiare una persona con comorbilità gli si fa rischiare la vita. Quindi attenzione, non è un problema soltanto vostro, ma è un problema della vostra famiglia, dei vostri amici, che possono venire contagiati, come è successo in tutta Italia e in tutto il mondo. Allora, questa è la prima cosa, il primo consiglio che vorrei dare a voi. State in Italia prima di tutto, scusatemi, è tanto bella, con tanti bellissimi posti. Non è che dovete andare in Croazia, perché c'è delle discoteche, in Italia ancora le discoteche non sono riaperte. Se non le abbiamo riaperte ha un suo grande significato, quello di non fare assembramenti. Portate le mascherine quando siete in ambienti chiusi, tenete le distanze, non fate assembramenti, perché quando fate la movida siete tutti lì accalcati, sudati, affannati e quindi in conseguenza la trasmissione del virus avverrà, se ce n'è uno positivo, sicuramente. Ma l'altro aspetto importante che vorrei ricordare sono i rientri dei lavoratori non italiani che tornano in Italia dopo un periodo estivo, dopo un periodo di allontanamento dall'Italia, la Romania che ha un'altissima incidenza in questo momento, direi particolarmente elevata, l'Ucraina, la Moldavia, che tornano in Italia perché sono donne badanti o colf o sono operai dell'edilizia, quindi di conseguenza questi hanno a rischio. L'altra cosa importante sono i centri di raccolta dei migranti. A Treviso, di 270 migranti, la maggior parte sono positivi. Ma 20 giorni fa ce n'erano due soli. Cosa vuol dire? Non sono stati controllati, non sono stati chiaramente da chi è deputato al controllo e a tenere separati queste persone, non sono stati adeguatamente seguiti.